Radio Radicale, siamo in collegamento con il senatore Enrico Buemi, il senatore socialista, membro della commissione antimafia, per parlare della polemica sui cosiddetti impresentabili. Noi abbiamo visto che la commissione antimafia dalla prima metà di maggio ha annunciato che avrebbe fatto uno screening sui candidati. Che tipo di problemi ci sono stati, e soprattutto alla luce delle polemiche di queste ultime ore, quando si è saputo che la lista completa di questi cosiddetti impresentabili verrà resa nota solo venerdì, quasi a campagna elettorale chiusa. Allora, senatore Buemi, come è stata gestita questa vicenda? Io credo che si debba fare un ragionamento pregiudiziale. E in uno stato di diritto le regole sono definite per legge e ovviamente devono avere una valenza generale. Poi c'è la responsabilità delle forze politiche, che valutano di volta in volta, secondo convenienze e rischi da assumersi, di sottoporre alla valutazione dell'elettore scelte che, pur stando all'interno della normativa di legge in vigore, migliorano la qualità della proposta. Ecco. Questa è la mia impostazione. Ora, invece, prevedere codici di autoreglamentazione che non sono, tra l'altro, formalmente condivisi da nessuna forza politica, perché non mi risulta che qualcuno abbia comunicato formalmente in qualche sede, in particolare quella della Commissione Antimafia o del Parlamento, o dei consigli regionali, insomma, in cui viene detto che appunto quella lista è presentata secondo quei criteri indicati nel codice di autoregolamentazione. Lasciare una situazione così confusa si presta a strumentalizzazioni, a equivoci, a errori, a incompletezze, e quindi sostanzialmente fa passare un messaggio all'opinione pubblica discutibile, di scelte spesso, come anche in questo caso mi sento di dire, un po' condizionate dalle convenienze elettorali dell'una e dell'altra parte. Ecco, volevo sapere, senatore Buemi, lei a quali uffici di presidenza ha partecipato dall'inizio di maggio ad oggi? Sì, io ho partecipato al primo in cui... Al primo quando? Credo all'inizio di maggio, in cui si è discusso di questa cosa. Poi non ho... Allora, si è discusso quando è? Il 7, l'8 maggio, il 10... Sì, no, ma diciamo nelle settimane forse addirittura precedenti c'è stato qualche accenno. Poi, quindi qualche accenno senza che fosse chiaro quello che sarebbe accaduto? Esattamente, okay. si è detto che si sarebbe potuto affrontare questa questione. Poi c'è stato un consiglio, un ufficio di presidenza in cui io non ho partecipato. Quello a ridosso del 15 maggio? No, perché quello è quello della settimana scorsa, ho partecipato io. Sì. È quello in cui, di fronte al lavoro che è stato fatto di analisi delle liste, è emerso che c'era una difficoltà temporale, nel senso che non era possibile poter esaminare tutti i candidati di tutte le liste, oltre 4.000 mi è stato detto candidati, e quindi con un rischio di fare delle scelte un po' di convenienza, un po' diciamo. Per cui in quella seduta lì erano presenti e sono stati presentati i lavori di tipo numerico statistico, ma non i nomi, relativi a tre regioni. Sì. E ovviamente le regioni che vanno al voto sono 7, quindi è stata piuttosto arbitraria, se non dettata da una situazione di difficoltà temporale, la scelta delle tre regioni. Come voler attribuire un rischio maggiore alle tre regioni che sono Puglia, Campania e Liguria, e invece ritenere le altre non a rischio. Non meritevoli di grande attenzione. Ecco. Allora, senta, le volevo chiedere questo. È stato il deputato Fava, Claudio Fava, a chiedere che venisse svolta questo lavoro prima del termine della campagna elettorale per le regionali? È stato Fava, con l'appoggio di chi? So che è stato votato da tutti, ma l'idea è venuta a Fava? Ma a me risulta che ci sia stata sicuramente un'iniziativa del vicepresidente Fava, ma con il consenso della presidente Bindi, che ha condiviso questa scelta.
Devo ecco, dire... quando c'è stato il voto, c'erano tutti oppure l'antimafia era, diciamo, semideserta? Lei c'era? Sì, io nella riunione dell'ufficio di presidenza della settimana scorsa, sì, che era quella del 18, se non ricordo male, e, come giorno non lo ricordo esattamente, e l'ufficio di presidenza era un po', diciamo, a ranghi ridotti, anche se c'era il rappresentante di Forza Italia, c'ero io, c'era il rappresentante del Partito Democratico, il rappresentante di 5 Stelle, mancava, no, il vicepresidente, il rappresentante di 5 Stelle c'era Fava. Sì, quindi, ho capito, comunque l'avete votato tutti quanti. No, io ho manifestato la mia contrarietà, okay, insomma, perché ho detto che c'era, ma devo dire che in quella sede il voto non è stato fatto, sì, è stata fatta una, diciamo, perché tra l'altro Di Lello, abbiamo sentito anche Di Lello, sì, poi potrà anche risentirlo, lui ci ha detto hanno votato tutti a favore. No, perché non c'è stato voto in quella sede. Ho capito. Non c'è, c'è stata una valutazione, si sono espressi i vari rappresentanti. Io, ripeto, ho manifestato la mia contrarietà per due ragioni: per incompletezza dell'analisi fatta, per incertezza conseguente anche di coloro che dovrebbero essere esclusi o ammessi, e per il fatto che interveniva, diciamo, nella fase ultima della campagna elettorale. Io avrei compreso, seppur con qualche riserva, un lavoro fatto prima, diciamo, della chiusura della presentazione delle liste, perché un messaggio mandato alle forze politiche prima aveva una, diciamo, un valore preventivo, cioè di avvertimento, di richiamo, di sollecitazione, di sensibilizzazione. In campagna elettorale, a liste chiuse, quindi a candidature ormai formalizzate, è stata, secondo me, sì, una forzatura, allora, che francamente non ho condiviso. Certo. Non condivido. Per far capire agli ascoltatori un po' come si è svolta la cosa, allora, mettiamo caso che i candidati siano circa 4.000, sì, le prefetture interessate sono una 35-40, sì, a occhio e croce, tecnicamente è possibile fare uno screening oggettivo e obiettivo su tutti i candidati, considerando la complessità di questi numeri, in 20 giorni? Secondo me no, no, ma si aggiunge un'altra complessità, se mi consente, che io ho anche evidenziato e l'hanno evidenziato anche altri colleghi, cioè sul fatto che ci può essere uno che è stato condannato oppure che è indagato per abuso d'ufficio, sì, e l'abuso d'ufficio lei sa che è, insomma, una cosa molto ampia, per qualsiasi atto amministrativo si può essere diciamo indagati e poi rinviati a giudizio per abuso d'ufficio, mentre nelle liste ci potrebbero essere, e da quanto mi risulta ci sono anche, soggetti che non hanno nessun procedimento giudiziario ma sono a rischio potenziale di inquinamento mafioso molto più grave, certo, la moglie del capomafia, il parente, il sodale non inquisito ma sicuramente molto vicino. D'altra parte noi scopriamo con le commissioni di accesso delle prefetture, del Ministero degli Interni, sui comuni poi sciolti per mafia, che ci sono insospettabili che poi risultano invece collusi e, diciamo, influenzati dalle ambienti mafiosi e dalle organizzazioni mafiose. Quindi, come giustamente richiama il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Cantone, in una dichiarazione che ha fatto ai giornali oggi o che viene riportata ai giornali, probabilmente fatta in una televisione privata, lui dice: beh, qui dare patenti di incandidabilità o correttezza, diciamo così, dal punto di vista del potenziale comportamento, certo, criminale, è un compito arduo, perché appunto ci sono queste problematiche. Poi ci sono i diversi gradi di giudizio. Ora, la Severino fissa in maniera puntuale, seppure discutibile dal mio punto di vista, alcune griglie, oltre le quali si è decaduti, si è incandidabili, eccetera, eccetera. Però quello che è oltre, cioè l'andare oltre, diventa fortemente discrezionale, tant'è vero che a mio avviso ci sono candidature
eccellenti che non vengono inserite, a quanto mi risulta, poi io l'elenco mi sono rifiutato di vederlo e di ascoltarlo, che sono invece inserite legittimamente nei candidabili e nei legittimati ad essere candidati, da, anche dal punto di vista morale e politico, non soltanto dal punto di vista giuridico, cosa che è stata verificata dalle corti d'appello e quindi insomma dovrebbe essere certo. Consono alla legge, insomma dovrebbe rispettare la legge. Senta, si è fatto un'idea su come sono usciti questi quattro nomi? Guardi, questa è una cosa che dal punto di vista diciamo del bon ton istituzionale, ma anche del comportamento, del senso di responsabilità istituzionale di certi miei colleghi, mi fa sovente drizzare i capelli, perché notizie anche riservate o ancora non di dominio pubblico vengono diciamo rese pubbliche non attraverso i meccanismi istituzionali, la voce della Presidente o dei comunicati stampa collegiali, invece su fughe di notizie da parte di qualche collega che ha un eccesso di protagonismo. Io ritengo che invece queste regole devono essere rispettate. Le notizie o sono pubbliche, allora bisogna avere senso di capacità di diffonderla in tutte le direzioni, non possono essere canali privilegiati di questo e quell'altro che attraverso le indiscrezioni o si dice sostanzialmente mettono alla berlina più o meno legittimamente delle persone, insomma, per quanto possono avere delle responsabilità. Ripeto, lo Stato di diritto è una questione molto seria, non può essere banalizzata semplicemente con le campagne demagogiche e populiste che purtroppo caratterizzano questa fase storica. Ecco, in conclusione ci può dire che cosa è successo ieri? Eh beh, io ieri non ci sono andato volutamente. Non c'è andato proprio? No, perché appunto sapevo che si sarebbero discusse di queste cose, però la lunghezza della discussione mi dimostra probabilmente una presa di coscienza di una problematica che era stata sottovalutata. Certo. Un'ultima annotazione su quello che è successo su De Luca. Ormai qui siamo ai livelli della commedia all'italiana. Volevo sapere che cosa può dire su quello sul pronunciamento della Cassazione. Beh, io credo che la Cassazione abbia ragione, perché sostanzialmente la questione non è un atto amministrativo come potrebbe essere di competenza dei TAR, ma è un atto che si riferisce a una persona, a un diritto soggettivo. Secondo me quel giudizio, quel diritto è previsto che sia tutelato dal diritto civile, non dal diritto amministrativo, onestamente. Quindi bene ha fatto la Cassazione a sezioni riunite a rivendicare questa sua competenza. E sulla questione della sollevazione del conflitto a livello della Corte Costituzionale, so che c'è, oltre alle due attività e due ricorsi presentati da De Magistris e De Luca attraverso i TAR, c'è credo un ricorso presentato attraverso la Corte d'Appello, se non ricordo male, di Bari, che comunque tutti e tre sollevano la questione di costituzionalità e quindi il problema sarà in qualche misura affrontato e sciolto, il nodo sarà sciolto dalla Corte, immagino. Va bene. Però ribadisco che qui c'è un problema di forte strumentalizzazione politica da parte di molti soggetti che invece di strumentalizzare dovrebbero esercitare fino in fondo il diritto dovere di inserire all'interno degli statuti dei partiti delle regole che si riferiscono all'articolo 49 della Costituzione, in cui non soltanto la questione delle qualità delle candidature, ma anche i processi decisionali che portano alle candidature abbiano una formalizzazione a norma di legge, cosa che invece oggi c'è, ognuno se la canta, se la suona come vuole. Certo, ma questo dipende dal legislatore. E questo dipende dal legislatore, però io ricordo agli ascoltatori di Radio Radicale che oggi vedo un movimento, il Partito Democratico presenti un testo di legge, uno alla Camera e uno al Senato in questa direzione, ma che il sottoscritto
nel periodo della Rosa del Pugno, già qualche lustro fa, presentò una proposta di legge che ha ripresentato l'anno scorso appena tornato al Senato, che riguarda l'attuazione dell'articolo 49, perché noi siamo in forte ritardo, credo di 50 anni rispetto a questo principio costituzionale fondamentale per la democrazia del nostro paese. Anche 70, visto che... Sì, appunto, 70. Ha ridotto il problema. Comunque, la ringrazio molto, ringrazio il senatore socialista Enrico Buemi. Grazie a tutti voi.